Allora, buongiorno di nuovo e benvenuti alla conferenza stampa del film documentario La Giunta di Alessandro Scippa, che abbiamo il piacere di accogliere qui, insieme ad Antonella Di Nocera, produttrice per Parallelo 41, e abbiamo Enrico Bufalini, direttore presso l'Istituto Luce, e abbiamo Maurizio Gemma, Film Commission Regione Campania, e abbiamo anche il montatore del film, Mauro Santini. Benvenuti. In sala abbiamo anche i due musicisti, se non mi sbaglio, Caniolo Guercio e Leandro Sorrentino, ci sono? Benvenuti. Poi abbiamo il direttore della fotografia Giancarlo Cardillo, buongiorno. Abbiamo anche la fonica Monica Cecchi, giusto? Non c'è, però l'applaudiamo lo stesso. Scusa, io mi hanno messo un nome sbagliato. E poi abbiamo della Fondazione Valenzi, Alfonso Trapuzzano, Rosanna Mesce, giusto? E poi in sala io ho anche Ina Arnone e Silvana Matarazzo. Invece non è riuscito a venire, mi sembra di aver capito, Federico Geremica per un incidente autostradale che non lo coinvolgeva, però Allora, il film è nella sezione fuori concorso dei conflitti e delle idee ed è un'anteprima mondiale qui al Torino Film Festival. Quindi la produzione è di Antonella Di Nocera con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Campana con Istituto Luce e con la collaborazione della Fondazione Valenzi e dell'AMOD. Se mi dimentico qualcuno me lo dite. Alessandro, questo è un film che forse nasce prima di tutto da un'esperienza familiare, cioè un'esperienza politica ma trasmessa in casa, giusto? Quindi sono dei ricordi di famiglia, però all'interno di questa famiglia c'è un contesto politico che viene comunicato di generazione in generazione, giusto? Devi schiacciare il pulsante. Allora, sì, è così. Io prima di tutto volevo raccontare un po' la storia di mio padre, Antonio. Lui dal 75 all'83 fu assessore per tutte e sei le giunte, che furono sei le giunte Valenzi, prima alle finanze e poi al traffico. Mio padre era un economista, quindi per questo motivo Valenzi diede la delega per le finanze all'inizio. Io da tempo avevo desiderio di raccontare la storia di mio padre, questa parte di storia di mio padre e anche un po' la storia della mia famiglia e mia, perché stiamo parlando comunque di un periodo che ha coperto dai miei 7 anni ai miei 15 anni, quindi insomma la mia giovinezza. Quindi c'è nel film sia una storia privata, personale, che poi una storia pubblica, che è quella delle giunte Valenzi, che possiamo dire hanno rappresentato un momento di svolta per una città che portava ancora le ferite addosso del dopoguerra. La miseria era ancora palpabile in città, c'erano ancora, da testimonianze che ho avuto, c'erano ancora i bambini che giravano scalzi per strada, per esempio. Quindi volevo raccontare questo momento di cambiamento per la città e in qualche modo io ho cercato anche poi di prescindere da Napoli, anche il modo qui l'ho ripresa, tende a nascondere la città. Questo mi ha aiutato tantissimo Mauro Santini, che è stato il montatore che ha lavorato con me un anno intero per montare questo film che è stato sia scritto ovviamente prima, ma è stato poi scritto in montaggio. Ecco, Mauro non ha mai messo piede in vita sua a Napoli e questo, tra l'altro, tifa anche Juve. Questo mi ha aiutato perché mi serviva uno sguardo esterno, mi serviva anche uno sguardo poetico. Poi Mauro è stato tante volte ospite qua al Festival di Torino perché oltre ad essere un montatore è un importante filmmaker, quindi insomma il suo contributo è stato fondamentale. E poi questo film nasce
grazie a questa produttrice straordinaria che è seduta accanto a me, che è Antonella di Nocera, che un giorno, come a volte capita, mi chiede: ma tu hai qualcosa in mente? Io gli dico: guarda, mi piacerebbe fare, ma lo dico un po' così, mi piacerebbe fare un film sulle giunte Valenzi, su mio padre. E Antonella si entusiasma. Io rimango abituato ai tanti no, rimango un po' spiazzato, a dire la verità. E poi, insomma, incominciamo, questo 3 anni fa, ecco, più o meno 4 anni fa, incominciamo a mettere in cantiere questo film. E per fortuna adesso c'è questo sistema dei finanziamenti regionali supportato dalle Film Commission, abbiamo qua il grande Maurizio Gemma, che permette a tanti come me adesso di riuscire a fare anche dei film difficili. Però io sento anche poi di essere stato un privilegiato, perché il privilegio che ho avuto è stato quello di riuscire a raccontare mio padre, che poi purtroppo è mancato ai primi di settembre di quest'anno. E per questo privilegio, insomma, sono grato a vita, a Antonella, a Lucio Cinecittà, che poi ci ha dato la possibilità, ha contribuito, insomma, a coprodurre il film. Questo, insomma. Grazie. Io volevo chiedere ad Antonella, cioè, sicuramente questo film le ha parlato direttamente, ma mi chiedevo anche se non c'era, visto che lei si occupa non solo di produzione ma anche di formazione all'interno del contesto regionale campano, se non c'era anche un senso di responsabilità a dover fare un film che raccontasse un pezzo di memoria fondamentale di Napoli. C'è stata una scelta anche in questo senso? Sì, assolutamente. Beh, con la società Parallelo 41, che è una cooperativa che nasceva nel 2002, tra l'altro ci sono in sala anche le ragazze che lavorano con me, Isabella e Claudia, è una squadra tutta al femminile, siamo 5 donne in realtà in questo momento. Questa cooperativa in realtà ha cercato sempre di, quasi non accorgendosene, di produrre osservazione sulla realtà che avesse un senso anche in qualche modo, come hai detto, di responsabilità, forse anche verso il futuro, no? Noi in fondo, noi documentaristi diventiamo repertorio di quelli che vengono dopo di noi, e assolutamente questo film rientrava pienamente in questa idea, in queste corde, perché non solo metteva a fuoco un periodo fondamentale del quale non si sono ancora capite tante cose importanti, che se si fossero capite forse non saremmo nell'epoca in cui siamo oggi, dal punto di vista delle responsabilità della sinistra, se vogliamo dirlo in maniera più diretta, cioè quella politica, quelle persone, quella squadra di cui suo padre faceva parte, animava una politica vicina alle persone, capace di far sognare anche le persone. Questo nei nostri giorni è scomparso. Quindi questo senso di responsabilità, di raccontarlo per il futuro, secondo me segna anche una qualche speranza. Sì, hai detto benissimo che il mio obiettivo negli anni è sempre stato quello di collegare molto la formazione e la produzione, perché credo che le cose si accompagnino a vicenda. In realtà io sono nata facendo educazione, cominciando proprio dalle scuole primarie, collegando cultura e educazione, perché le due cose non possono essere distinte. Quindi allo stesso modo produrre un film e fare operazioni di responsabilità culturale sono sullo stesso piano per me. Inevitabilmente questo film, questa storia sta a pieno in questa idea. E anche da un punto di vista, Enrico Bufalini, della scelta di offrire del materiale d'archivio, nel film si parla a un certo punto del piacere della lotta, no? Dell'entusiasmo della lotta. Allora io mi chiedo, questo materiale d'archivio che non deve essere solo conservato, ma che magari può essere messo a frutto per poter far sì che si generino nuove lotte, no? Sì. La partecipazione a questo documentario di Luce, dell'archivio Luce, ma anche di Cinecittà, che è anche un produttore di molti documentari, anche qui a Torino siamo presenti con molti documentari, fa proprio parte di questo impiego e utilizzo di questi materiali d'archivio, un materiale che noi custodiamo con attenzione e con orgoglio, ma che è anche materiale delicato, è materiale, insomma, che racconta la nostra evoluzione, la nostra storia. Secondo lo storico De Luna, l'audiovisivo è un cosiddetto agente di storia, cioè un materiale che è in grado di formare le coscienze delle persone, quindi va
anche trattato con molta attenzione. Quello che facciamo quando decidiamo di affrontare storie come questa che ha raccontato Alessandro, mettendo in mano agli autori, mettendo in mano ai registi un patrimonio che altrimenti rischia di fotografare in maniera talvolta settica, ma molto spesso in realtà condizionata. Pensate a cosa ha costituito l'archivio Luce nel periodo, è un archivio di propaganda, è nato sostanzialmente per una propaganda di regime, ma questo patrimonio, anche se diciamo realizzato con quelle motivazioni, è stato iscritto nel 2012 nella memoria dell'UNESCO del mondo, proprio perché racconta la formazione dei processi totalitaristici nel mondo e l'evoluzione della società italiana ed europea nella fase appunto dagli anni 20 fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. E questo è lo stimolo con cui noi partecipiamo, soprattutto con un occhio ai materiali, con un occhio agli archivi. Questa operazione è un mix di tanti archivi, c'è l'archivio del Luce, ci sono archivi del Movimento Operaio Democratico, ci sono archivi addirittura stranieri, ognuno con un suo taglio, un suo punto diverso. Le opere collettive come questa, che mettono insieme diversi punti di vista, consegnano, come è stato anche detto da Antonella, nuovo archivio alle generazioni future. È un po' questa anche la cosa che ci piace fare quando scegliamo questi prodotti documentari a cui partecipare, continuare a fare archivio e quindi continuare a offrire alle generazioni future immagini, testimonianze del nostro periodo contemporaneo, ragionate, rivisitate e riattualizzate. C'è questa cosa buffa che Valenzi non era napoletano per nulla, non aveva nulla di, no? Che ha no, cresciuto Tunisia. In Tunisia, faceva parte della comunità italiana di Tunisi, sì, famosa. Veniva scambiato però per napoletano. Valenzi è una figura complessa, e andrebbe fatto un film solo sulla la sua storia. Comunque lui era un intellettuale, un artista, un pittore molto stimato. Lui aveva tre obiettivi: rendere Napoli una città più produttiva, più civile, più europea. Allora, la città più produttiva, non c'è tanto riuscito, ma credo non per un demerito suo, perché lui incominciò a governare in un momento di crisi dell'industria, c'era la crisi dell'acciaio, lui cercò in tutti i modi di salvare l'Italsider, l'acciaieria di Bagnoli, ma non ci riuscì. Però riuscì, credo, a rendere Napoli una città più civile attraverso l'igienizzazione delle strade, l'automatizzazione dell'anagrafe, mettere dei poliambulatori nei quartieri. Riuscì a renderla più europea con le grandi mostre che andavano per esempio a Parigi, la mostra del 600 napoletano a Parigi, e ci fu tutto il... Io poi non lo racconto nel film perché altrimenti avremmo dovuto fare una docuserie, e poi volendo uno si può sempre documentare, però per esempio una cosa che di cui non parliamo nel film è l'estate a Napoli, che dal 79 in poi fu un evento straordinario che aprì gli spazi della città che fino a quel momento erano completamente chiusi. Cioè, noi oggi diamo per scontate molte cose, cioè poter entrare a Castel dell'Ovo, al Maschio Angioino, ma allora non era così, insomma. Quindi Valenzi aprì degli spazi ai cittadini. La cultura e il cinema fu portato gratuitamente nelle periferie. Insomma, fu fatto un lavoro sul modello dell'estate romana di Nicolini, sì, sicuramente, però fu comunque un lavoro straordinario. Insomma. Quindi io credo che si possa dire che il primo, senza togliere nessun merito a Bassolino, ma io credo che il primo vero rinascimento napoletano si è avuto con Valenzi a partire dal 75 e soprattutto dagli anni 75 fino al terremoto dell'80, cioè quella è la fase eroica, diciamo così, della giunta Valenzi. Poi già con l'uccisione di Moro cambiano gli equilibri nazionali e cambieranno inevitabilmente anche quelli locali. E poi l'evento tragico e inaspettato che fu il terremoto fu una frattura, una ferita che mise poi fine anche alle amministrazioni di sinistra a Napoli in qualche modo. Maurizio Gemma, la Film Commission della Regione Campana sta producendo tantissime cose bellissime ed è in grande attività.
Questo tipo di lavori come si collocano all'interno di una grande produzione che immagino che varia, va in tantissime direzioni? Sì, si colloca, diciamo, noi esprimiamo un rispetto e un'attenzione, diciamo, significativa a questi temi, a questi linguaggi, a questi prodotti. Abbiamo, grazie, come veniva detto poco fa, grazie all'approvazione di una legge per l'audiovisivo nella nostra regione, nel 2016 siamo riusciti a stabilizzare degli incentivi per la produzione, dei sistemi concreti per sostenere la produzione di contenuti, di prodotti audiovisivi, partendo proprio dal documentario, anzi partendo dallo sviluppo dei progetti, quindi mettendo in grado, questa sezione viene rivolta soltanto ai produttori campani, e mettendo in grado appunto i nostri produttori, piccoli o grandi insomma, di sviluppare idee, anche di sperimentare, diciamo, la sostenibilità e la compatibilità di queste idee con il mercato. E che dire, accogliamo, abbiamo costruito una rete di servizi e di agevolazioni che ha, diciamo, poi provocato un risultato che è sotto gli occhi di tutti. Ci abbiamo impiegato tanti anni, diciamo, abbiamo reso civile, per così dire, insomma, come dire, abbiamo fatto toccare con mano quanto può essere importante sostenere la, diciamo, la produzione di film o serie televisive. Insomma, il cinema porta lavoro, porta a far ricadere economia, ma soprattutto il cinema, diciamo, trasferisce un know-how, delle competenze, e queste competenze aiutano a crescere, diciamo, come dire, aiutano a sviluppare nuove generazioni di autori e di realizzatori. Ma mi fa piacere però spendere, insomma, avevo già pensato di soffermarmi, diciamo, sul nostro supporto a questo genere di lavori. Abbiamo anche altri due prodotti finanziati dalla Film Commission e dalla Regione, qui al Festival, altri due, fra l'altro, documentari. Però mi faceva piacere, diciamo, come dire, soffermarmi velocemente su questo progetto. Quando Antonella mi raccontò, no, dell'ambizione di Alessandro di raccontare, diciamo, la storia di Maurizio Valenzi, insomma, io mi posi una domanda, mi domandai come avrebbe fatto a mettere le mani in una storia così vasta. Ebbene, secondo me, io il documentario l'ho visto ieri sera e mi sono davvero molto emozionato, anzi addirittura anche commosso, e perché secondo me la sua chiave, io non sono un critico, però, diciamo, ho dei sentimenti, ho un punto di vista anche io, anche noi che ci occupiamo degli aspetti più algidi, diciamo, come dire, della produzione audiovisiva, diciamo, abbiamo un cuore. E beh, questa storia è una storia vastissima che racconta un momento importantissimo della nostra città, è stato detto, ma io aggiungerei che è un momento per il quale i napoletani per la prima volta hanno pensato ad un cambiamento, hanno pensato che un cambiamento potesse essere possibile. Hanno cominciato a sperimentare con una forma di partecipazione, diciamo, totale. È vero, erano altri tempi. Io c'ero al Festival dell'Unità, alla mostra d'Oltremare, diciamo, quando Berlinguer prese la parola, c'era un fiume di persone, insomma, queste cose non si vedono più. E c'era una partecipazione totale, ognuno dava un suo contributo, nelle sezioni c'era un lavoro corale, che era un lavoro anche di sperimentazione. Però, diciamo, questa giunta, questo gruppo di uomini e donne, hanno, diciamo, dato una prospettiva, cosa che la politica purtroppo non sta facendo più. E Alessandro racconta questa storia insieme, devo dire, ai compositori straordinari che pure conosco da sempre e al montatore che non conoscevo, a cui faccio davvero tanti complimenti, e grazie ovviamente al grande impegno generoso dei produttori, a partire da Antonella, insomma, con cui facciamo tante cose assieme. Ecco, devo dire, Sandro sceglie un punto di vista davvero interessante, cioè lui racconta questa storia enorme, gigantesca, con tutti i rimandi possibili sociali, politici, economici, fra l'altro cita anche le tensioni provocate dal terrorismo, erano anni difficilissimi, però non attraverso la storia delle storie familiari,
racconta, diciamo, la sua chiave sono, e lo dice nel film, è una storia, mi accorgo sempre di più che questa è una storia di padri e figli, di genitori e figli. Ebbene, questa è una chiave ovviamente che tocca, diciamo, a me mi ha emozionato, ovviamente mi ha riportato, io ero adolescente, faccio, diciamo, come dire, coming out, cioè ho 61 anni, e avevo nell'80 il terremoto, e mai viene, diciamo, descritto adeguatamente questo momento, che è uno spartiacqua, lo dice Cinnamo nella... Lo dicono tutte e due. È uno spartiacque, c'è, cioè, un prima e un dopo. Probabilmente alcuni problemi provocati dal post terremoto, non dall'evento sismico, ma dalla gestione, dal fiume di denaro che poi venne utilizzato da una politica sciatta e anche, diciamo, come dire, tra virgolette, miope. Ecco, i problemi provocati da questa post terremoto probabilmente non si sono ancora risolti del tutto. Però, diciamo, lui non avrebbe avuto né lo spazio e probabilmente non ne ha avuto la voglia. Ha fatto bene, parlando del padre, parlando di Maurizio Valenzi padre e parlando delle madri e degli altri padri, diciamo, dell'esperienza di questi singoli, ha costruito un affresco davvero molto, molto significativo. E io non credo che il film sia un film difficile, perché è un film, sono certo, che può piacere a un pubblico molto vasto. Io volevo soffermarmi sul montaggio e sull'archivio, però temo che non riusciamo a fare tutte le cose insieme, perché intanto devo passare la parola al pubblico. Allora spero che sia il pubblico che faccia delle domande sul montaggio. Prego. Io avevo proprio una domanda sul montaggio, per quello ho alzato la mano subito, così la risolviamo. E volevo chiedere come il lavoro proprio di montaggio, perché, diciamo, nel documentario mi interessa molto, mi sembra la parte forse più difficile, anche far conciliare il lavoro di montaggio con quello della regia, quindi come avete lavorato anche proprio nella selezione dei materiali d'archivio e nell'accostamento invece alle riprese del presente. Grazie. Sì, si è parlato di terremoto come appunto linea di demarcazione tra un prima e un dopo, e non a caso si è deciso di iniziare il film proprio da là, cioè dalla lettura dei diari di Valenzi da parte di Carpentieri della notte in cui successe il terremoto, in cui Valenzi si trovava a San Carlo, proprio per segnare come quell'evento sia stato la fine in fondo della giunta, il momento in cui, come dice anche Lucia Valenzi e altri nel finale, si crea un momento in cui la giunta in qualche modo si sfalda, non riesce più a trovare quell'unità. E quindi sono, diciamo che il film è il mio primo film da montatore, cioè io di solito lavoro ai miei film oppure alle opere liriche da circa 15 anni in video, ma è il primo vero film che monto per conto di qualcun altro, e per questo ringrazio sia Alessandro per avermi coinvolto e sia Antonella per avermi dato fiducia, perché non mi conosceva e quindi poteva benissimo trovarsi in un casino bestiale, perché il film era molto complesso. L'ho iniziato ad ottobre dell'anno scorso e con circa 40 ore forse passa di interviste, e con alla fine della visione la frase di Alessandro: non vorrei un film di teste parlanti. La cosa mi ha un po' preoccupato. E da lì in poi, mese dopo mese, archivio dopo archivio, invece si è riusciti a costruire quel tessuto, quel percorso che potete vedere. E si parlava prima di cuore, e il cuore è importante secondo me anche quando soprattutto quando si riprende, ma anche quando ci si trova davanti a un computer, davanti a degli elementi che sono all'apparenza solo tecnici, invece... E gestire il montaggio come si può lavorare ad un verso, alla metrica di una poesia, è la cosa più bella e forte che si possa fare, credo, facendo questo lavoro, ed è il mio tentativo. Quello che mi piace, riallacciandomi al discorso sugli archivi fatto poco fa, è che è molto interessante, secondo me, tradire continuamente gli archivi, cioè far sì che appunto degli archivi che in realtà nascono come materiale di
spinta del regime, ad esempio, cose del genere, e, quando vai a togliergli la voce, quando vai a scavare all'interno, e, metti in atto un processo che è molto interessante, perché quello che da subito ho detto ad Alessandro e che mi interessava molto fare era il fatto di scavare dentro le immagini, andare a cercare dei particolari laddove magari alla prima visione potessero non essere così ben evidenti. È chiaro che nell'ottica di mantenere comunque un racconto quanto più possibile comprensibile e lineare, poi ci si è un po' tirati indietro magari da certe spinte che potevamo portare avanti, ma magari queste si potranno fare in lavori futuri, visto che c'è un bel gruppo di lavoro. Mi piace molto anche ricordare il bel lavoro che ha fatto Giancarlo alla fotografia, perché nel momento in cui anche Alessandro ha deciso di non riprendere la città in maniera così diretta, Alessandro si è inventato un gioco di prismi, per cui alcune immagini che vedete della città, che sembrano fatte da sovrapposizioni di montaggio, in realtà avvengono nell'atto stesso della ripresa, che come filmmaker devo dire che è un elemento che credo dia un di più e è molto interessante. Io volevo ricordare anche un ruolo che spesso viene un po' sottovalutato, che è quello della ricerca d'archivio. Noi abbiamo avuto una bravissima ricercatrice d'archivio, Maria De Filippis, che ha fatto proprio un lavoro di analisi sia sui repertori personali della mia famiglia, sia su quelli della famiglia Valenzi e sia sugli archivi pubblici. Ed è un lavoro, non è un freddo lavoro di selezione, non deve essere così, ma è uno strumento che per i filmmaker diventa fondamentale, forse se ne parla un po' poco, insomma, di questo ruolo. Ecco. Sono d'accordo, sono contenta che lo hai segnalato, perché tutti quelli che lavorano attorno agli archivi, che sono molto spesso anche dietro le quinte, sono in realtà degli eccellenti ricercatori e grazie a loro abbiamo un sacco di materiale, per cui sono d'accordo. Poi rende questo rapporto tra la grande storia, tra i grandi eventi e gli eventi intimi e familiari. Cioè, molto interessante questa scelta, diciamo, di regia. Sì, e in questo senso, tra l'altro, a me è piaciuto molto anche il momento in cui tuo padre si prende la responsabilità del fatto che lui a casa non ci poteva essere perché doveva fare politica, no? Che c'è meno, giusto? In realtà è un momento in cui lui dice non si potevano fare tutte le cose. Sì, l'ho costretto un po' io a questa, infatti non c'era nessuno, quella è una scena che ho girato io da solo con lui e devo dire poi è stato sincero, insomma, sì, perché io un po' ho sofferto le sue assenze, ma non solo le sue, alla fine era una generazione che si affacciava, dove le coppie si affacciavano al mondo del lavoro, giustamente, quindi anche mia madre era un'attivista, faceva giornalista, lavorava in Rai, quindi a casa c'erano poco. Io questo poi lo faccio raccontare molto da Federico Geremicca, che insomma le cose di Federico fa un po' le mie veci, mi ha evitato per esempio l'uso di una voce over, a un certo punto ne siamo stati anche tentati. Sono stato fortunato a incontrare Federico come testimone, perché ha raccontato delle cose che io ho vissuto e credo che abbiano vissuto anche tanti altri, come l'estromissione dall'aula durante l'ora di religione, che da noi non battezzati figli comunisti veniva vissuta un pochino come una discriminazione, insomma. Sono piccole cose che però raccontano, credo, un mondo. Un sì, e che poi alimentano ancora di più il fuoricampo dell'archivio, quindi valorizzano anche il materiale d'archivio, no? Perché non sono solo storie di famiglia, ma c'è tutto un mondo dietro che si parlano tra le due cose, quindi ha funzionato molto bene. Sì. Abbiamo un'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere, se eventualmente c'è. No, è una domanda più dal punto di vista storico, perché gli anni 70 in Italia sono stati un periodo molto complesso. Volevo chiedere se, oltre al mero valore di testimonianza che possono avere i film che riprendono quel periodo, se in che modo possono scaturire in un vero e proprio impegno politico, e se avete anche
una strategia di distribuzione magari a Napoli che possa toccare punti nevralgici anche del, toccati nel film, se avete una strategia di distribuzione particolare sul territorio campano. Alessandro, hai un minuto, scusami. Sì, ma allora, sugli anni 70, voglio dire, io quello che ho cercato di fare è non raccontare solo gli anni 70 come anni di piombo, non furono solo quello. Ho cercato anche di raccontare, credo, la buona politica, perché spesso sia nel cinema che nel documentario, nella fiction, scusami, che nel documentario ci si sofferma sui difetti della politica. Io alla fine ho cercato di raccontare delle persone per bene e delle persone preparate. Sulla tua seconda domanda, credo più Antonella possa rispondere. Sì, velocemente, perché il tempo è poco. Beh, come società di produzione indipendente, in realtà negli ultimi anni stiamo anche distribuendo, nel senso che distribuire è una parola grossa, ma diciamo di portare il film nei luoghi dove si possa vedere. I luoghi ovviamente sono le sale cinematografiche, con cui creiamo dei rapporti anche diretti, ma sono anche i luoghi come gli spazi universitari, ma anche le scuole, ma anche i circoli del cinema, cioè laddove c'è un pubblico noi lo andiamo a cercare, ed è questo, ahimè, ma in qualche modo anche, come dire, un quadro nuovamente positivo, cioè dà una sensazione di poter andarsi a cercare il pubblico nel momento in cui sembra che il pubblico debba stare tutto sulle piattaforme. Non è così, c'è un pubblico altro che vuole ancora il cinema in sala, quindi noi siamo per quelli che siamo quelli che per i cinema darebbero la vita e vogliamo aprire più sale nei centri delle città e portare i film che produciamo laddove il pubblico si trova. Quindi assolutamente sono d'accordo con te che questo è un atto politico, quindi far vedere questo film è allo stesso tempo un atto politico in più, perché parla di politica evidentemente, però credo che nel fare documentari di un certo tipo comunque si affronti sempre la relazione con la società, con la comunità, con gli altri, con la propria storia, e quindi diventa politica comunque. Grazie Antonella, grazie a tutti, bocca al lupo. Grazie. Grazie a voi, grazie a Torino Film Festival per questo invito.